Parco regionale Dune Costiere ha promosso un incontro di divulgazione sul tema della Via Francigena del Sud. L'incontro si è svolto ieri, giovedì 9 gennaio, a Ostuni, nelle stanze del Museo Diocesano, nei pressi della Cattedrale. Sono intervenuti il direttore del parco, la dottoressa Angela Milone, il sindaco di Ostuni, l'avvocato Guglielmo Cavallo, il professor Paolo Ponzio, coordinatore del Piano Strategico della Cultura Regione Puglia. Gli onori di casa sono stati tenuti dalla dottoressa Milone, direttrice del Parco Regionale delle Dune Costiere, che ha messo in evidenza come la Via Francigena sia parte integrante del parco. Questo binomio, come appunto hai appena detto, è veramente importantissimo per il nostro territorio. La Francigena attraversa il parco, interessando soprattutto il tratto Fasano-Ostuni, quello diciamo che rientra ovviamente così nel parco. Il binomio è importante perché la Francigena rappresenta proprio qualcosa di interessantissimo da un punto di vista culturale, da un punto di vista economico. Io lo vedo proprio come una vera e propria opportunità per le nostre aziende e per tutti gli operatori del settore, da un punto di vista turistico, da un punto di vista anche enogastronomico. Abbiamo già registrato una serie di pellegrini che cominciano a frequentare la Francigena, che poi si sovrappone alla Traiana. E in particolare la regione ha anche provveduto con la collaborazione assieme così al parco a individuare anche la segnaletica perché possa essere chiara per il pellegrino che a piedi percorre questi paesaggi che sono davvero meravigliosi, caratterizzati dai nostri muretti, dai nostri ulivi, dalle nostre architetture particolari. Quindi è un binomio importantissimo. Io ritengo questo evento il primo di un evento, di eventi che si ripeteranno anche nel comune di Fasano e anche nella Brindisi, e quindi tutti coloro che rientrano a far parte proprio del parco. È una cosa che dobbiamo assolutamente cercare di a cui dare valore, dare importanza, e quindi sono molto contenta che si possa iniziare con il 2020 proprio questo così insomma divulgare l'importanza che c'è tra Francigena e parco, ma comunque territorio. Il sindaco di Ostuni nel suo intervento ha tracciato i tratti salienti della costituzione del percorso della Via Francigena del Sud. In effetti l'iniziativa è promossa dal comune di Ostuni in collaborazione con il parco, in stretta connessione con l'operato del presidente del parco, l'onorevole Enzo Lavarra, assente per motivi personali. Nel suo intervento il sindaco ha mostrato la stretta connessione tra il tema dell'incontro e i luoghi che lo hanno ospitato, il Museo Diocesano, in cui vi è allestita anche la mostra legata all'incontro tra San Francesco e il Sultano, riprendendo quello che è stato il transito del frate francescano nel territorio di Ostuni, di ritorno dal pellegrinaggio a Gerusalemme. Assenti per vari motivi diversi relatori previsti, come il già citato onorevole Enzo Lavarra, il sindaco di Fasano, dottor Francesco Zaccaria, l'ingegner Riccardo Rossi, presidente della provincia di Brindisi, e il dottor Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia. In extremis, a sostituire il presidente della provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, è giunto il vicepresidente dottor Giuseppe Pace, che ha espresso il saluto del presidente al pubblico e alle autorità. Nel corso del suo intervento ha posto in luce i vari aspetti, tra cui l'accoglienza e il turismo, che sono il fiore all'occhiello del nostro territorio. A conclusione degli interventi istituzionali è intervenuto il professor Paolo Ponzio, coordinatore del Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia. Durante il suo intervento ha sviluppato il tema della Via Francigena del Sud da un punto di vista filosofico, mettendo in luce meccanismi sociali che in passato muovevano i pellegrini, transito nei santuari,
pellegrinaggi più estesi, semplice devozione. Al termine dell'incontro, gli operatori del Museo Diocesano hanno condotto il numeroso pubblico accorso a visitare la mostra temporanea allestita nei suoi ambienti. Francesco il Sultano, 1219-2019, l'incontro sull'altra riva.